Hauteri, intanto in bocca al lupo per questa nuova esperienza in maglia biancazzurra. Le chiedo subito, in conferenza mi ha colpito una cosa, non ha mai voluto dire vogliamo vincere, però poi ha detto nessuno va in campo per perdere. Ma perché non bisogna prendere in giro nessuno? Cioè, voglio dire, sarebbe troppo facile e semplicistico dire vogliamo vincere, ma perché noi lo vogliamo fare? Poi però non c'è la certezza, per cui cosa conta? Conta lavorare e conta avere voglia di emergere rispetto agli altri, ma noi costruiremo un gruppo importante per la categoria e cercheremo di allenarlo nel migliore dei modi e di farlo rendere nel migliore dei modi. Cercheremo di giocare un calcio che sia bello, ma che sia anche produttivo, perché alla fine della giostra bisogna produrre. Poi è chiaro che Pescara questa non è una categoria che appartiene a questa città calcisticamente parlando, quindi noi abbiamo il dovere morale di riportarla dove è più importante riportarla. Lei ha un sistema di gioco chiaro, definito, che conoscono tutti, il 3-4-3. Le chiedo, c'è qualche giocatore in rosa importante, anche un lusso per la categoria, che però potrebbe non adattarsi a quel suo sistema di gioco? Lei è molto rigido in questo oppure potrebbe anche adattarsi lei? No, i numeri sono numeri, quando c'è una risorsa importante, poi non credo che ci siano calciatori in grado di non adattarsi a un modulo. I calciatori possono giocare in modi diversi, però in generale quando c'è una risorsa importante è meglio valorizzarla quella risorsa piuttosto che imporre. Io non ho mai pensato di imporre niente a nessuno, giocheremo un calcio che sarà un calcio collettivo, che sarà un calcio di simbiosi, dove condizione fisica, senso di appartenenza, voglia di giocare, voglia di primeggiare sugli altri saranno fatti dominanti. Avremo un nostro filo conduttore, però io non chiudo mai la porta a nessuno, ne l'ho mai fatto, a maggior ragione quando questi giocatori, che sono delle risorse della società, perché ci adeguiamo, nel senso che sarebbe un delitto, insomma, risorse importanti soltanto perché sei attaccato ai numeri o ad alcune cose. Io credo che l'allenatore debba avere conoscenza, poi è chiaro che bisogna avere anche un filo conduttore che è un fatto importante. Questo filo conduttore molto spesso voi lo definite con i numeri, ma vedrete che tante volte avremo anche la capacità di cambiare facce e magari neanche ve ne renderete conto che la squadra avrà sempre lo stesso impatto, quindi bisogna essere bravi a interpretare tutto a 360 gradi. Mi chiedo un'ultima cosa, nomi non li fa di mercato, però le volevo sapere se al direttore, al presidente, ha dato una lista di qualche giocatore che per lei è fondamentale. Ma di liste, tipo Dursi. Ma di liste ce ne sono tanti, ma sì, Dursi è un giocatore che fa parte del contesto, però guardate, sarebbe troppo semplicistico dire l'allenatore arriva, c'ha un modo di stare in campo, fa una lista di giocatori, è tutto è perfetto perché tutto si sviluppa attraverso quei criteri, prendi i giocatori che pensi di prendere, non è così, il mercato a volte ti porta a se c'era qualche giocatore che per lei è indispensabile. No, ma ce ne sono tanti, ma anche in questa rosa sotto contratto ci sono dei giocatori molto forti. Cioè, a lei piace molto Galà? Vabbè, ma Galano, di che parliamo? Da Galano a Memusciai, a Busellato, a Drudi, ci sono tanti giocatori che hanno una grande valenza. Poi è chiaro che la squadra la dobbiamo completare e soprattutto dobbiamo resettare tutto.